Nell'episodio precedente. What? Ma eccolo qua! C'ha un pezzo di metallo nella mano, Timmy. Mi sa che devi tenertelo. Però. Ah, guarda la sua faccia! The Babbo is back! Non puoi interrompere qui l'episodio! In questo episodio. Voglio il zucca! Voglio il zucca! Roddio! Mi hanno cancellato i salvataggi dei Pokémon! Devi essere più efficiente. Ma papà, ho dato il massimo! Paranormal Activity. C'è un fantasma all'interno della shelter. Sì, questo è Epni e bentornati in questo nuovo episodio di 60 Seconds. Ho preso la intro dall'altro video, e beh, che devo fare? Giustificarmi? Dobbiamo fare una spedizione e trovare la torcia, ragazzi, obbligatoriamente. Io mi direi di non mandarlo perché muore sicuramente. Mandiamo nostra figlia, no! Non gli ho dato niente! Sono un coglione, non le ho dato neanche la maschera. Vabbè. Ciao figlia, chi se ne frega, meno uno. Così mi piaci. Tutti vogliono mangiare e bere. Madonna, ragazzi. Ma cosa ti sfamo a fare, figliolo? Che sei un passo nella tomba. Guarda, c'hai già un piede dentro. Timmy's hungry, Teddy's thirsty, va bene. Ci hanno bussato alla porta per 5 minuti. Dovremmo aprire? Vabbè, apriamo. Male che vada, finisce tutto e perdiamo. Sento dei colpi di tosse. Ah, non è che qualcuno si è ammalato. Hanno trovato due zuppe. Ma com'è possibile? Questo è culo, eh. Adesso aspetto solo Mary Jane che torni con una torcia, l'accetta, il fucile e un medikit. Ho sentito una porta. Mary Jane is back con la torcia e le munizioni. Ma come ha fatto? Anche del cibo, cioè è un mostro. Anche l'acqua, guardate là. Tim vorrebbe il succo di mela. Mi sa che te lo scordi e bevi l'acqua. Voglio il zucca, voglio il zucca. Dolores ha sete e non niente. Potreste mandarcela ora la richiesta dei militari, no? Oh mio Dio, tentacoli, tentacoli ovunque. Ma quello è un mostro da Marte. Ma cosa arriva nella shelter? Ma com'è possibile, mi chiedo io. Spero siano riusciti a salvarsi. Penso proprio di sì. Ce l'hanno fatto, però hanno perso l'insetticida. Chi mandiamo in spedizione stavolta? Babbo e figlia non possano. Potremmo mandare il figlio che è messo maluccio. No, mandiamo la mamma, dai. Gli diamo la maschera. Così almeno stiamo un po' più tranquilli e non muore immediatamente. Strano che Mary Jane abbia fame, no? Succede mai. Ma che cazzo vuoi da me? Oh mio Dio, dalla porta hanno visto una valigia. Oh mio Dio, prendetela, vi prego. C'è la nostra salvezza, ne sono sicuro. Non c'era niente dentro. Ma che sfortuna, è tempo di uccidere le blatte, però. Dagliene di libro. Ho paura che Timmy sia vicino a morire. Ha chiuso gli occhi, avete visto? Sentano una puzza all'interno della shelter. Ora, qualcuno probabilmente si è cagato addosso o non vi lavate da mesi, ma... No, non sono stato io, lo giuro. Sicuro di voler controllare? Sono vivi? La radio è rotta? Come ha fatto a rompersi la radio? Un ratto, un rettile o qualsiasi folle creatura ha fatto cadere la radio al tavolo. Non ho parole, fate pena. Hanno offerto uno scambio, fucile per accetta oppure la mappa per l'insetticida. Ma vaffanculo, scordatelo. Una porta? È tornata Dolores. Oddio, che gioia. Ma se dici sempre che mi odi. È tornata con la maschera, quindi non è che abbia portato una maschera, però ha portato un cibo e due bottiglie. Ma qui duriamo per sempre, allora. Siamo messi tutti abbastanza male, però, eh. Cioè, guardate, le condizioni generali della famiglia sono abbastanza basse, in media. Voglio capire a cosa serve il lucchetto, però, ragazzi. Timmy è l'unico che può uscire. Io direi di evitare, almeno per stavolta, perché non è proprio messo bene. E se no lo perdiamo, è meglio di no. C'è qualcuno fuori col fucile che ci ha chiesto le munizioni, ma noi gliele diamo, cioè noi siamo altruisti. Ma che ce ne frega se lui ci spara tutti e quattro? Vedete? Gli abbiamo dato le munizioni e non ci ha dato niente, abbiamo preso in culo. Chi mandiamo fuori? Toh, manda Timmy, almeno siamo tutti felici e contenti. Beccati la maschera, anche se non la portavi era uguale, tanto sei malato. Almeno uno se ne va ed è fatta, no? Tutti che vogliono bere. Bene, se ho capito bene, Ted deve tirare il libro delle giovani del motto in testa alla moglie che non vuole più mangiare per farla tornare in sé. E non so se potrà funzionare come cosa. Cioè, il libro delle giovani del motto è utile, ma queste cose sono un po' esagerate. No, col cavolo che ti do il mio libro e la mia torcia. Chi se ne frega dell'acqua, piuttosto non bevo. Vogliamo nostro figlio. Che fine ha fatto, Timmy? Chi mandiamo fuori? Toh, manda Timmy, almeno siamo tutti felici e contenti. Beccati la maschera, anche se non la portavi era uguale, tanto sei malato. Almeno uno se ne va ed è fatta, no? Allora, devono capire cosa c'è dentro le
due ventole moriranno soffocati. Penso la torcia sia la cosa più utile per vedere attraverso le ventole, ma non rompetela, eh. C'erano degli insetti, ma non ci sono più. Bene, va bene. Ted non sta molto bene, purtroppo, ha detto. Potrebbe essere un problema. Siamo ancora tutti vivi, però, in qualche modo. Quindi non so se è una cosa buona o no. L'unico problema è che Timmy non torna da un bel po', effettivamente. C'è ancora un'altra valigia fuori dalla porta, dai. Vediamo, magari c'è una radio nascosta nella valigia. A gift? Cos'è che ho sbloccato, ragazzi? Mi ha dato un obiettivo. Ah, ok, una zuppettina. Wow, però Timmy è tornato con due bottiglie d'acqua, l'accetta, due zuppe e ha perso la maschera. Vabbè, poi ci sta, ci sta. Devi essere più efficiente. Ma papà, ho dato il massimo. Tutti devono bere tranne Timmy, che ha fame. Ma si può fare, tanto ora abbiamo un bel po' di provviste. E vedete, le condizioni di Timmy sono migliorate, eh. Non è male. Attenzione, la resa dei conti. Vogliono riparare la maschera con il libro delle giovani marmotte. Can we do this? Penso proprio di sì. Ce l'hanno fatta. Porca miseria, se siete forti. Allora, in quel libro ci sono le istruzioni per conquistare il mondo. Quindi possiamo per piacere vincere questa cavolo di missione nella shelter? Grazie. Timmy ha fame e sete. Bevi, piccolo genio, bevi. Ci servono due medikit e non abbiamo neanche uno. Il libro delle giovani marmotte insegna che da due tavole, un pezzo di chewing gum e tre carciofi puoi fare un medikit. Fatelo. E possiamo mandare fuori qualcuno. Mando Mary Jane. Ed è inutile, secondo me, mandarla con la maschera. No? Che senso ha? Intanto mettiamo una spunta qua sulla mappa, così che sa dove andare. Io provo a darle il lucchetto, ragazzi. Voglio vedere cosa succede se le do il lucchetto. Magari, che cazzo ne so, si chiude dentro un cesso e non torna più. Immaginate ora fanno, se vive un lucchetto per salvarsi la vita, noi dobbiamo darle. Timmy dovrebbe mangiare qualcosa, noi glielo diamo molto volentieri. Giocate un gioco, dicevano. Sarà divertente, dicevano. Mi sembra una storia già vista e rivista. Comunque noi non stiamo andando male, eh. L'unico problema, ragazzi, è la radio, vedete, che è rotta da tantissimo tempo. E finché non la riparano non sentano le trasmissioni. Forse perché qualcuno non è capace di difendere la radio, vorrebbe salvare la sua famiglia. Ted, fai schifo. Per questo sto mandando le persone fuori, ragazzi, perché spero che trovino la radio. Oh, vai, è tempo di fare uno scambio. Dobbiamo dargli la scacchiera, probabilmente ci darà dell'acqua. E a me va bene, perché le provviste sono migliori di sta roba. Ma ho sentito una risata, ci hanno fregato ancora. E che palle! No, cioè, il fatto è che se anche dico di no mi frega lo stesso. Rabbio. Oh mio Dio, non ci credo. Dei riders sono fuori dalla porta. Ci hanno detto di farli entrare. E non è un gioco. Se avessi avuto il lucchetto mi sarei... No, ti prego, se perdo per colpa del lucchetto non me lo perdonerò mai. Immaginate ora fanno, se vive un lucchetto per salvarsi la vita, noi dobbiamo darle. Unbreakable, cos'è? Mi ha dato un altro obiettivo. Sono riusciti a combattere, ma nel combattere hanno perso l'accetta. E ci sta, però vedo che babbo non sta tanto bene. Che cosa ti è successo? Hai il sangue negli occhi. Mi hanno cancellato i salvataggi dei Pokémon. Ted è stato infettato da qualcosa? No, vai. Si trasforma, ragazzi, do da bere perché non si sa mai, magari potrebbe servirgli a qualcosa. Dei visitatori ci hanno offerto uno scambio, certo, gli scacchi in cambio di questo. No, il medikit! Il medikit per l'insetticida, ma non ce l'ho l'insetticida. Ti prego, non morire. Sento dei colpi di tosse. Dov'è il figlio? Il figlio è scomparso. Vedete, Timmy was very sick ed se n'è andato. Per questo quando nei commenti mi scrivete Timmy non può morire, e invece può morire perché se ne va. Non so se è una cosa normale, ma devo sperare che torni nostra figlia, sempre se è ancora viva. Allora, vedete se ho capito bene. Una persona con delle mutazioni, tipo alle mani, è venuto a trovarci ed fa parte di un gruppo di persone, potrebbe aiutarci. Quindi vogliamo dare una zuppa? Oh mio Dio, va bene. Si può fare, penso. Niente è migliorato e sinceramente penso che non tornerà più nessuno. Quindi è giunto il momento di mandare fuori nostra moglie, ma non le do niente. No, ti attacchi al cazzo. Cioè, già la nostra figlia ha perso il lucchetto che mi serviva. Vecchio caro Ted, siamo rimasti solamente noi qua dentro. Hai un miliardo di zuppe da mangiare, ma non hai niente da bere. Quindi io ti darò da mangiare ad oltranza e farti inguppare. Ci sono dei banditi, è finita. Ragazzi, non ho lucchetto, non ho armi. Entreranno e sarà finita. Mettete. Cosa? Oh mio Dio, non è finita. Oh mio Dio, avete presente il gruppo di mutanti di prima? Ci ha aiutato a salvarci dai banditi. Non ci posso credere, cioè. Oh mio Dio. Le infezioni non sono uno scherzo. Dovremmo salvarci il medikit, ma non ce l'abbiamo. È finita, ragazzi. Probabilmente. Oh mio Dio, giorno 55 di mangueremi. Oh Ted, mangia, voglio farti diventare obeso. C'è qualcosa dietro alla mappa, dovremmo provare ad attivarlo. Sì, tanto male male moriamo tutti. Siamo ancora vivi, eh? Non capisco, ragazzi. Cosa è successo? Ha trovato del cibo. Vabbè, non ho capito che caspita sia successo. No, di nuovo.
Di nuovo i banditi, ragazzi. Una volta è andata bene. La seconda è andata bene anche stavolta. Cosa? Cosa è successo? Non ha detto The End. Siamo ancora vivi? Hanno rapito Ted! No! Ma ragazzi, aspettate, no. Ma non siamo morti. Non siamo morti ancora, siamo vivi. Ma ragazzi, che caspita sta succedendo? Allora, o c'è un fantasma all'interno della shelter, o non ho capito niente. Cosa sta succedendo? Ragazzi, che cos'è questa cosa? Dove sono le persone? The End cosa? Adesso The End. Dolores è stata catturata, Paranormal Activity. Ma che cosa è successo? Invasi dai Riders. Ah, siamo fallito. Vabbè, dai. È stato figo però, è stata molto divertente questa partita. Ragazzi, io personalmente non ho capito che caspita sia successo alla fine. Siamo stati 3 giorni nel rifugio senza persone. Dolores era fuori, Ted stava rapito. Boh. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, pollicione in su. Questo nuovo DLC è particolarmente carino, sia con le nuove cose che possono succedere, sia con il fatto della valigia che ti porta fuori gli oggetti. Se vi è piaciuto, pollicione in su. Se anche vado a iscrivervi al canale, se non vi è piaciuto il video, qua siamo tutto. Anche da lui è tutto. Buon